Lo riprendiamo questo concetto. Torniamo a noi. Allora, la quinta P l'abbiamo spiegata. Non vi spiego quest'altra visione, purpose del, perché tanto la prendiamo dopo. Allora, chiudiamo la parte della strategia. Che ore sono? Ok. E poi riprendiamo questi argomenti e vediamo se vi porto sulla strada. Vediamo. Allora, come si implementa la strategia d'impresa? Abbiamo detto le 5 P del commercio. Però il marketing è molto più scienza, numerica, studio, informazione rispetto a quanto uno possa immaginare. Quando uno parla di marketing, comunicazione, uno immagina una persona un po' estroversa, un bel comunicatore, showman, showgirl, però c'è una base e un fondamento di numeri che è fondamentale, cioè una parte di analisi che è fondamentale. Per poter implementare la strategia di marketing, in realtà dobbiamo studiare due cose, macro e micro ambiente d'impresa. Che cos'è il macro ambiente d'impresa? Il macro ambiente d'impresa possiamo definirlo come quei fattori che vanno a condizionare le scelte d'impresa. Ma l'impresa non può modificare, ma solo può prenderne atto. Di che cosa stiamo parlando? In realtà, in economia, si utilizza, la parola, step o, va bene, facciamo così, utilizziamo questo per andarvi a raccontare quali sono i macro ambienti di impresa. L'aspetto demografico. Quindi io che ho un'impresa, quando voglio fare impresa, devo studiare la composizione demografica del territorio di riferimento. Studiare gli aspetti demografici mi aiutano a promuovere il mio prodotto, magari scoprirò che ci sono più donne rispetto a più uomini, quanti vecchi ci sono, quanti giovani ci sono, quante persone ci sono. Quindi la struttura demografica l'impresa la può modificare? No, però la prende, la studia e capisce quale, a chi rivolgersi. Oppure un altro aspetto macro ambiente di impresa può essere gli aspetti sociali, può essere la politica. Le scelte di impresa possono modificare se l'amministratore, cioè, se la politica della nostra regione può essere di destra o di sinistra. Probabilmente i linguaggi da utilizzare, i partnership, la partnership da creare è un pochettino differente. La tecnologia, il livello di tecnologia. Se scopro che le persone che lavorano nel mio territorio hanno un orientamento particolare alla tecnologia, probabilmente utilizzerò dei canali per raggiungerli, come può essere il telefono, l'internet. Se invece scopriamo che il livello di tecnologia non è avanzato, continuerò con i metodi porta a porta e il volantino. Ok? Sì, no, non lo so. Quindi abbiamo detto che il macro ambiente di impresa sono quei fattori che condizionano la vita di impresa. L'impresa però non può intervenire, può solo recepirli, farli propri, prenderne
per implementare delle strategie ad hoc. Allora abbiamo detto, la demografia, l'economia, tanto più un territorio è ricco, tanto più è povero, tanto più la mia strategia verrà modificata. Tecnologia, le istituzioni, abbiamo detto l'ambiente politico, la cultura. Per esempio, un altro modo per riassumere il macroambiente di impresa è il PEST. Politico, economico, sociale e tecnologico. E quindi questi sono gli aspetti macroeconomici, politico-legislativo, economico, socio-culturale, tecnologia, fisico e demografico. L'ambiente fisico è l'analisi, è tesa, ok, questo ho buttato giù, a evidenziare opportunità e minacce per evitare che l'impresa possa essere colta impreparata. L'impresa, per l'impresa nascono delle opportunità tutte le volte che le circostanze appunto ambientali creano il potenziale per costruire o rafforzare un vantaggio competitivo, nuovi sbocchi di mercato, per esempio, nuovi canali distributivi, riduzione del prezzo delle materie prime, tendenza delle mode. Le minacce esistono quando le circostanze ambientali minano la redditività dell'impresa ed è importante valutare, per esempio, il costo dell'energia e la carenza di materie prime. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Nel macroambiente di impresa subentrano una serie di condizionamenti, come per esempio il fatto che c'è un nuovo aeroporto. Bari ha un nuovo aeroporto. Condizionamenti, immaginatevi quanto è fondamentale nel territorio in cui voi vivete la questione dell'ILVA. E vabbè, ma dai, ho capito. Però immaginate quanto tutto gira. Cioè, probabilmente di Taranto, purtroppo, non si sapeva neanche dove si trovava. E che è stata una parte fondamentale della Magna Grecia, non lo sanno neanche i tarantini, forse. Cioè, vi rendete conto come fare un'impresa in questa realtà ha un condizionamento da qualcosa che è accaduto? Attenzione, e può essere un'opportunità, può essere una minaccia. Dipende dal mio obiettivo di impresa, dipende da come lo comunico, come lo vivo. Se sono un'azienda che è attenta al verde, all'ambiente, probabilmente i tarantini saranno molto più contenti di affacciarsi da me, perché sono pieni, saturi i polmoni. Se invece sono un'azienda che ha comportamenti magari un po' lontani dalla cultura ambientale, probabilmente diventa una minaccia tutta la polemica dell'ILVA, perché a oggi come mai? Cioè non è che noi non l'abbiamo mai saputo, c'è sempre stato, cioè è così come Taranto e così come tante altre cose. Perché diventa fondamentale? Proprio per quel discorso di cui prima, nella testa del consumatore ha un ruolo fondamentale. Quello di cui abbiamo detto prima, la fiducia, il trust, perché è cambiato il consumatore, ma lo vedremo dopo. Tornando al macroambiente di impresa, abbiamo detto che nell'implementazione delle strategie di impresa, abbiamo detto che nel marketing mix si sviluppa il marketing mix nelle 5 P, ma abbiamo detto che una strategia di impresa deve essere il frutto di un'analisi. Questa analisi viene fatta sul macroambiente d'impresa, che sono tutti quei fattori, quegli elementi che l'impresa non può modificare, ma che può assumere, far propri per l'implementazione di una strategia aziendale. È chiaro? Abbiamo detto prima, io mi sono un po' tradito, mi sono infatti un po' pentito. Viene utilizzato questo
riassume un po' il macro ambiente di impresa, sociale, tecnologico, economico, ecologico, P, politico. Quindi il macro ambiente di impresa lo possiamo riassumere in questo modo. Ok? Ma non basta. Per fare strategia di impresa dobbiamo analizzare un altro fondamentale elemento, che è il micro ambiente di impresa, che invece questa volta l'impresa non assume solo, ma può modificare, può condizionare. Ok? E cerchiamo di vedere di che cosa si tratta. A tutti è chiaro il macroambiente? Sì, no, non lo so. Mo' interrogatore muto. Faccio domande in mezzo e mezzo. Allora. Ok, sì. Allora, il microambiente che cos'è? È costituito dalle variabili che influenzano direttamente l'impresa e che sono i clienti, i concorrenti, i fornitori e gli intermediari di impresa. Detti anche, tutto questo si chiamano stakeholder, sono i portatori di interessi che vanno a influenzare la vita d'impresa e che fanno parte integrale della strategia d'impresa. Quindi il microambiente d'impresa sono i clienti, i concorrenti, i fornitori e gli intermediari d'impresa. L'offerta d'impresa è rivolta ai clienti che costituiscono la domanda. Quindi l'impresa offre, i clienti domandano. Ci siamo? L'incontro fra domanda e offerta determina. Mo' panico. Madonna mia. Scusate, sono psicologi. Diciamo che hanno sbagliato. Scusate, dall'incontro, praticamente siamo all'ABC, cioè proprio qua siamo. Ok. Allora un attimo, con calma. Immaginiamo un sistema di assi cartesiani. Qua siamo proprio. Che cosa ci mettiamo qua? Aspetta, chi ha parlato? Tu hai parlato? Vieni qua, maledetta. No, è corretto. Quelle sono le ordinate. Ma che cosa ci metti? Allora, un attimo. Allora facciamo finta di niente. Ok. Per fortuna mi viene da ridere. No, vabbè, c'ho paura. Poi ci la montiamo. Che, vabbè. Mi se ne posso. Posso venire 3 giorni qua? No, perché qua dobbiamo rifare tutto da capo. Cioè, qua so. Ho capito. E poi già vi vedo al bar a litigare. No, per me le scelte, i politici hanno sbagliato tutto. È vero, maledetti. Sì. Io purtroppo faccio un mestiere. Cioè, io adoro il mio lavoro, sia quello dell'università che quello che faccio in azienda, ho la fortuna di vedere i due aspetti, la parte teorica, dove tutti, ma non posso dire, l'aspetto teorica e la parte invece pratica, che in realtà sono due mondi molto vicini, ma uno è inconsapevole dell'altro. Nego quello che ho detto. Detto questo, va bene, aspetta, infatti, però. Questa cosa stupenda,
cioè il mio mestiere però è soggetto ad una grandissima e bellissima conseguenza, che tutti hanno qualcosa che possono dire, cioè tutti sono esperti. L'economia o di marketing, tutti hanno da dire la loro. E se tu chiedi a qualcuno, ma tu che cosa pensi? Così come il pallone, vabbè, quello ha cambiato l'attaccante, grazie. E là è successo il macello, io avrei messo quello, poi al quindicesimo a cambiare. Tu, il bar dello sport, se voi andate giù al bar, andiamo giù, ci prendiamo un bel caffè, e chiedi, ma tu che cosa pensi dell'ultima manovra economica? Dai, veramente, ancora lì, gli stessi errori, tutti mafiosi, tutte le stesse cose, no? Tutti sanno dire tutto. Così per il marketing, stessa cosa. Eh no, quello è meglio dell'altro, ognuno può dire la propria. Ma sarebbe meglio che ognuno dicesse la propria nel momento in cui capisse un minimo di basi che ovviamente non ci sono. Non è il vostro caso, perché so che vi siete distratti e adesso sapremo tutto. Allora, fermo restando che qui ci sono gli ordinati e qua ci sono le ascisse, noi diciamo che l'impresa rappresenta l'offerta, quindi qua ci mettiamo prezzo e qua ci mettiamo quantità, quindi dall'incontro fra la domanda e l'offerta individuiamo il prezzo a quella determinata quantità, domandata e offerta. Quindi, che cosa abbiamo detto prima? Che nella testa del consumatore c'è sempre un prezzo per ogni prodotto. Non c'è prodotto senza prezzo, non c'è prezzo senza prodotto. Come viene determinato? Dall'incontro fra la domanda e l'offerta. Chi fa la domanda? Noi. Chi fa l'offerta? Le imprese. Dall'incontro fra la domanda e l'offerta individuiamo l'equilibrio. Ma questo equilibrio dove si trova? Quando sarò stato capace di individuare quel prezzo per questa bottiglia, tale per cui individuerò qualcuno disposto a comprarla. Ci siamo? Vi odio. Bevo un po' d'acqua e mi sono agitato. Non ho capito. Vi amo? No, non riesco a mentire. No, lo so, dici tu. Mi piace vincere facile, anche questo è vero. Quindi, micromente d'impresa, il cliente che cos'è? Allora, il cliente è la domanda. Il consumatore che cos'è? Bravo Massimiliano. Tu, da là, lo spiff, la cervicale ti blocca, però. Però, bravo Massimiliano. Da grande farai il marketing manager. Peccato che ha sbagliato. 5 anni all'università buttato. No, già si scherza. Invece, guarda che nella nostra realtà ci sono. Cioè, lo psicologo può avere tanta possibilità nelle aziende. Fidati. Abbiamo detto micro e medie imprese. La differenza fra micro e macro qual è? Ma recepire. E invece il micro? Possiamo lavorarci, possiamo influenzarlo. Abbiamo detto che il macro è la step. Abbiamo detto aspetti sociali, tecnologici, economici. Perfetto, fantastici, vi amo, vi amo. E poi non sembrate, ma. Microambiente di impresa. Abbiamo detto che invece l'impresa può agire e abbiamo detto sono normalmente chiamati stakeholder di impresa e sono, abbiamo detto, i clienti, i concorrenti, i fornitori e gli intermediari di impresa. Ora cerchiamo di analizzare che cosa sono. La concorrenza. La concorrenza l'abbiamo detta in apertura, abbiamo detto quali sono i diversi farmi di mercato e vediamo come
Fatta eccezione per le due forme di mercato che sono molto più utopiche, molto più utilizzate per raccontare le altre forme di mercato molto più reali, il mercato di concorrenza imperfetta o monopolistica, insieme a quello dell'oligopolio, sviluppano proprio delle concorrenze fra imprese. E quindi nel mio comportamento aziendale, nella mia strategia di impresa, non posso non tener conto della strategia delle altre imprese. Quindi devo analizzare la mia concorrenza. Però una cosa importante c'è da dire sulla concorrenza. La concorrenza ha un valore, un significato molto più ampio. Allora facciamo un esempio. Per esempio, sceglietevi un'azienda e mi dite quali sono secondo voi i diretti concorrenti. Scegliamo un'azienda. Zara. Perfetto. Quali sono i concorrenti di Zara? H&M, H&M. Benetton, Sisley, Piazza Italia. I concorrenti di Ikea? Loro Merlin? Brico. Beh, per esempio, bravo, mi piace. Bravo, posso darmi 5 secondi? Non ce la faccio più. Aspetta, che c'ho pure il coso della collega. Scusate, dove lo metto? Vabbè. Ah, ok. Prego, stavamo dicendo 5 secondi di. Madonna, però stai calmo. Allora, stavamo dicendo, per esempio, qualche cosa di giusto l'avete detto, però quello che vi voglio portare a capire è che in realtà la concorrenza non è così immediata. Ecco, la parola corretta è immediata. Cioè, se io penso ad un'azienda come Zara, penso a un'azienda, un'impresa di abbigliamento. Quindi immagino tutte le catene che vendono, o qualcuno che un negozio che vende abbigliamento. Penso a Ikea, immagino che i miei competitor possano essere quelli che vendono mobili. In realtà non è proprio così. Cioè, il concetto di concorrenza è intesa come tutte le volte che qualcuno è capace di togliermi o ridurmi una fetta dei miei clienti. Quindi che succede? Che c'ha ragione Massimiliano. Probabilmente, per quando io parlo, penso ad Ikea, per l'area, quel dipartimento, quel reparto che vende pentole, bicchieri, piatti, il mio concorrente sarà il mercato rionale. Se penso al reparto bagni, forse il Leroy Merlin. Se penso ai divani, forse sarà Natuzzi in Puglia. A Milano sarà non so che cosa. Sarà la Ferilli. Quindi il concetto di concorrenza, voi che ormai siete uomini e donne di marketing, non è solo immediata e diretta come noi pensiamo, ma ha un significato un po' più complesso. Immaginatevi come oggi la guerra fra centri commerciali non è solo fatta attraverso la guerra dei prezzi, ma è fatta attraverso quello che si chiama tecnicamente attività di fan day out, cioè sono quelle attività che fanno passare una giornata positiva alle famiglie, ai bambini. E se notate, scoprirete le pubblicità locali dove ci dice vieni che ci sarà Peppa Pig. O ci saranno i gonfiabili, o ci sarà flash mob. Quindi, come notate, concorrenza non è detto che quello che avete detto prima sia corretto, o lo è parzialmente. Concorrenza è tutto ciò che mi toglie clientela. E quindi probabilmente potrà essere concorrente chi ha organizzato un'attività di fan day out più bella della mia. Quindi non per forza lo stesso
Bravo. Perché? Perché questo? Sì, lo possiamo scomporre, lo possiamo immaginare come, per esempio, l'attività di fan day out non sono sempre concorrenziali, lo sono in un particolare momento della settimana, la domenica. Cioè, in realtà, perché gli altri sono chiusi, allora io consumatore deciderò di andare a Ikea o Auchan oppure perché al Bari Blu, perché lì il mio bambino, sì, brava, si diverte, nel frattempo io faccio acquisti. Quindi, come vedete, concorrente non è solo mio competitor diretto. Non è solo quello che normalmente, sempre nel famoso bar dell'angolo, chiediamo, ti viene risposto, vabbè, vendi mobili, Zara e l'abbigliamento, vendi mobili, il mobilificio. No, ma sono tutti coloro i quali sono capaci di ridurmi una fetta di mercato, ridurmela temporaneamente. Reagire e quindi nella strategia d'impresa io devo conoscere il comportamento dei consumatori. Che ovviamente la cosa più semplice qual è il comportamento più classico, il rilevamento concorrenza, su che cosa viene fatto? La cosa più fatta? Sul prezzo. Quindi io vado a fare la guerra dei prezzi. Faccio una guerra dei prezzi e scopro che il mio competitor vende il panino ad 1,50 euro e io quindi abbasserò il prezzo e deciderò di farlo ad 1,40 euro. Capite com'è importante, prendiamo l'argomento di prima, andare a garantire che ci sia la libertà, la guerra dei prezzi, proprio a tutela del consumatore. Quindi, micro medie d'impresa, abbiamo detto il cliente, abbiamo detto la concorrenza e abbiamo detto, adesso aggiungiamo anche il terzo, i fornitori. Perché i fornitori sono così importanti? Chi me lo sa dire? Ma se ci arrivate a questo, vi stimo, annullo dalla mia mente quella figura di... Scusi, per fornitori. Scusi, Scusa. ti prego, No, hai cioè, ragione, hai no, cioè sta tutto sceneggiato. Dimmi, cara. per fornitori, no? Si intende quella persona che ha il deposito, per esempio, non so. Non ti rispondo. No? Vabbè. Non ti Perché rispondo. questo può determinare anche il costo. Brava. Perché io ho Brava. un magazzino più grande, posso ricevere più merce e posso far usufruire di un prezzo più abbordabile a chi poi vende. Però quello non è dettato dal fornitore, ma dal tuo spazio, cioè nel senso che tu, quello che tu dici è che nel momento in cui ho più spazio posso avere un potere contrattuale nei confronti dei miei fornitori e vendere, spuntare un prezzo più vantaggioso che ricade sul Per consumatore. esempio, le Talvolta, parafarmacie, talvolta, talvolta, vabbè, talvolta. perché non è detto che l'imprenditore... Buonanotte. Scusate. Allora, la vostra collega ha detto una cosa giustissima. Il potere di un'azienda nei confronti del fornitore lo posso esercitare anche sulle quantità che acquisto. Se io vado da chi produce il latte, sono un supermercato, dico, senti, guarda, tu a me non mi dare 10 cartoni, me ne dai 1000. Probabilmente... Ah, scusami. Non ho sentito. Eh sì, avrò un prezzo più vantaggioso, ma questo prezzo più vantaggioso non è detto che io lo riversi sul consumatore. Posso decidere di andare a migliorare quella voce di destra, la voce costi. Non è detto che lo riverso su un vantaggio prezzo per il consumatore, no? Sì o no? Ma deciderò. Anzi, è certo che cade sul consumatore quando i costi aumentano. E questo genera che cosa? Scontento sicuramente. In termini economici, che cosa genera? In confronto di chi? Cioè, se aumentano i costi, aumenta.
E perché me perde? Posso vendere? Profitto minore. Ma se io lo riverso sul consumatore? La domanda potrebbe diminuire, ma qual è l'effetto diretto? Vi prego. No, ragionate. Se io consumatore, scusatemi, se io impresa ho un aumento dei costi di produzione, per esempio aumenta il costo delle materie prime, c'è stato un problema sul petrolio. 1973 c'è stato lo shock del petrolifero, quindi tutto l'aumento del petrolio è schizzato, giusto? Qual è l'effetto che ha generato? Che genera? L'aumento del prezzo. L'aumento del prezzo su chi va a ricadere? Sul consumatore. E questo genera che cosa? In termini economici? Un maggior dispendio di soldi da parte del consumatore. E quindi come si chiama l'aumento dei soldi, la perdita di denaro? Cioè il denaro è sempre lo stesso. La perdita del potere di acquisto del denaro. Ma... E come si chiama la potenza? Beh, no, lo so. Madonna mia, sono agitata. Madonna mia. In questo momento c'è inflazione? No, dovrebbe. C'è. E che significa? Che sta abbattendo il costo iniziale e quindi ricade sull'utente finale. Non è detto. No, non necessariamente. Che cosa ci sta? Cioè, hai detto correttamente, che tu l'avrei sentito mentre lavavi i denti. Eh no, e cerchiamo di capirlo insieme. Il radio, l'hai sentito da qualche parte? Sempre al bar? No, secondo me no, là non si parla. Ora, siamo in de... Che significa? Quindi l'inflazione è l'aumento... Inflazione, l'aumento di cose. La inflazione potrebbe essere generalizzata dall'aumento dei costi. L'inflazione è l'aumento generalizzato del livello dei prezzi. Se io prima compravo questo maglione a 20 euro, domani lo compro a 25. Ci siamo? Perché è da 20 a 25 passato il prezzo? Ci sono una serie di motivazioni. Una delle motivazioni è l'aumento dei costi di produzione, che l'impresa non ha alcuna intenzione di far cadere su di sé, lo riversa sui consumatori. Può esserci un'inflazione da domanda. Se io ho venduto tutti i maglioni, non ce ne ho più. Il sistema è in piena occupazione delle risorse. Tutti i miei maglioni sono stati impiegati, li ho venduti tutti. Ma c'è Mariangela che dice, vuoi sentire che facciamo? Aumentiamo il prezzo. Perché se aumento il prezzo riduco la domanda. È chiaro? È un'inflazione da importazione. L'Europa è priva di materie prime. Se c'è uno shock petrolifero, cioè c'è un aumento del grezzo in Iraq, in automatico si riversa sul mercato che acquista il grezzo, no? Cioè l'Italia. Questo genera quindi un aumento dei prezzi. Quindi l'inflazione è un aumento generalizzato del livello dei prezzi. Che cos'è? Se l'inflazione. Quindi, ma c'è un problema. La vostra collega con quel fantastico scialle, tu, sei tu? Sì. Tu prima hai detto, che cosa hai detto? Che se la domanda aumenta, se il prezzo aumenta, la domanda diminuisce. E quindi se il prezzo invece del maglione diminuisce, la domanda aumenta. No. Cioè se il maglione è brutto, non si compra nessuno stesso. Questo è giusto. Però, in teoria, se noi siamo in un periodo in cui il livello dei prezzi si è abbassato, dovremmo vendere molto di più. Invece non è accaduto. Ecco. E quindi noi non soltanto siamo in un periodo di... deflazione. Ma siamo in un periodo di... di crisi. Recessione. Le fasi del ciclo economico. Recessioni,
crisi, ripresa, espansione. In quale, in quale fase? In crisi. Quindi la recensione c'è già stata, anzi ora qualcuno dice stiamo iniziando l'espansione, la ripresa. Qualcuno dice parliamo di ripresa. Se voi andate ad affittare una casa, il costo dell'affitto è lo stesso di qualche anno fa? Se comprate una casa, però la gente non se li compra lo stesso. Scusate, un esempio proprio facilissimo da capire. Uno dei costi più importanti che muove l'economia, qual è? È il tasso di interesse. Se voi volete fare impresa, l'impresa va in banca, chiede un prestito e si acquista un macchinario. Da lì il processo di produttivo, bla bla bla. E di keynesiana memoria, Keynes, che è uno dei padri dell'economia mondiale, che ha cambiato l'economia, ha dato la risposta di quello che sta avvenendo oggi. Cioè, che cosa ha detto Keynes? Nel momento in cui i tassi di interesse diminuiscono, la richiesta di denaro da parte di noi consumatori, ma di parte delle imprese, dovrebbe aumentare. Cioè io pago il 2%, il tasso di riferimento si chiama, quello dato dalla Banca Centrale Europea, il tasso di riferimento è il tasso di interesse che l'Istituto di Credito Ordinario, la Banca Popolare di Taranto, paga l'interesse alla Banca Centrale Europea. Il tasso ufficiale di riferimento, se viene ridotto, la Banca Popolare di Taranto paga meno soldi alla Banca Centrale Europea, quindi dovrebbe chiederne di più. Ma non ne chiede di più perché noi non andiamo in banca a chiedere un mutuo, perché non spendiamo. E allora come può essere che se il tasso di interesse, che è il costo del denaro, più banale, è sceso, noi dovremmo comprare più denaro? E invece non avviene. Keynes ci ha dato la risposta. Dipende dalle aspettative. Se la gente è mossa, è animata da demotivazione, da aspettative negative, a volte il maglione costa 10 euro di meno, non me lo compro lo stesso, perché ho paura del futuro. Anche se il tasso ufficiale di riferimento o il tasso di interesse delle banche alla richiesta di denaro liquido è diminuito, non è detto che io ne chieda di più, perché io ho talmente paura che dico non è il momento per comprare una casa, anche se le case costano meno. E quindi io sono sicuramente in un periodo in cui i prezzi si sono ridotti, ma sono anche in un periodo in cui la gente è in piena crisi e quindi è mossa da aspettative negative, la macchina economica non va. È chiaro? Detto questo, torniamo al nostro argomento. Che è successo? Perché volevi comprarti un mutuo? Volevi... Sempre al bar, alla radio, ah, perfetto. Quindi i fornitori, però potremmo più tardi spiegare come nasce questa crisi economica dettata da quei famosi condizionamenti strani. Mo questo è proprio un volo pindarico. Vedi, Gesù non vuole. Che le fesserie è meglio non dirlo. Mi devi 120 euro. Non è vero, hai i saldi nella cesta. Vabbè, ma vediamo come farla entrare, però vediamo. Fornitori, se mi azzeccate questa, vi giuro, vi stimo. Quindi, abbiamo detto, Mariangela,
che i fornitori sono microambienti di impresa. E ha detto giustamente la vostra collega che nella strategia di impresa, se io spunto un prezzo nell'acquisto al fornitore, riduco i miei costi, faccio più profitto. Ma dal punto di vista dei consumatori, qual è il ruolo che assume il fornitore per quell'impresa? Massimiliano, rifletti, che questa è materia tua. Il ruolo che ha nella testa del consumatore il fornitore è un discorso. Mamma, al fornitore, chi è, chi non è, al consumatore finale. Anche, brava, sì. Ma perché è importante il ruolo del fornitore nella testa del consumatore? Sicuramente in questo caso è qualità, ma andai a quel discorso di cui prima. Il discorso di Google. Bravo. Come ti chiami? Gabriele. Gabriele. Ti odio perché hai detto... Io, Bravo. Nel processo nella visione del nuovo consumatore, quello assume un ruolo fondamentale. Madonna, raga, quante cose c'ho da dire? Ho detto solo un decimo? Vabbè. Scordatelo, c'ho da fare. Bravo. Nel senso che gioca un ruolo fondamentale anche nella scelta del consumo. Il fatto che io mi fornisca da dei fornitori, scusate il gioco di parole, affidabili, di qualità, che hanno comportamenti o... Bravissimi. Ragazzi, in quest'aula voi siete i peggiori dei consumatori, ma siete quelli che più rappresentano la nuova visione del consumatore. Voi rappresentate in quest'aula, c'è l'intellettuale, il sinistroide, quello che vuole fare sociale, peace and love. Quindi se voi scoprite che la Nike sfrutta i bambini che hanno 5 anni, eccetera, comprereste mai la Nike? Ma oggi non ce l'ho. È chiaro? Ma cerchiamo di dare un senso economico a quello che ci siamo detti, perché voi venite chiamati in un determinato modo. Cioè c'è una storia, una dottrina. Però ci arriviamo, non so quando, verso le 4:30. Allora, detto questo, andiamo avanti, finiamo questa parte che ci siamo intermediari di impresa. I fornitori forniscono, abbiamo detto, le materie prime, i prodotti e i servizi. I prodotti e i servizi offerti dai fornitori diventano input nel processo di trasformazione dell'impresa. Che significa input nel processo di... Vi giuro, è quasi peggio. Chi ha parlato? Processo di trasformazione? Tu? Te l'hanno suggerito. Non è roba tu. Non è possibile. Ah, l'hai letto! Hai visto? Hai visto che ci ho visto bene? Maledetto, io che ci ho creduto pure. E poi abbiamo visto e ho detto, non è cazzo suo. Si può tagliare questo pezzo? Allora, produrre significa trasformare. Produrre significa ottenere un determinato output, prodotto finale, si chiama output, mediante l'impiego dei fattori della produzione che si chiamano input. Quindi,
Produrre significa trasformare una materia prima, legno, lo faccio diventare mobile. Come lo faccio diventare mobile? Il mobile si chiama output, attraverso l'impiego dei fattori della produzione. Quali sono i fattori della produzione? Input, lavoro, materie prime, capitale. Chiaro? I fornitori sono parte fondamentale nel processo di trasformazione di questo. Il latte diventa il latte che abbiamo dentro, arriva a casa nel frigorifero. Mi sono spiegato? Scusate se ho banalizzato, gli economisti mi perdoneranno, spero, però giusto per farvi capire dove ci stiamo. Gli intermediari, li abbiamo detto prima, sono i trade union, fra chi produce e chi vende. Abbiamo detto, abbiamo la catena di commercializzazione, arrivano praticamente a essere il trade union fra chi offre e chi domanda. Ok? Ci siamo? Questa parte la possiamo chiudere? La pianificazione strategica la facciamo solo se abbiamo tempo. E facciamo, no, dobbiamo cercare adesso di vedere come quel che ci siamo detti, quindi il marketing mix, la comunicazione di un'impresa secondo il concetto di marketing, non comunicazione verbale, paraverbale, non verbale, ma abbiamo detto comunicazione in marketing, grazie, abbiamo detto che poi passa attraverso recepire il macroambiente d'impresa, studiare il macroambiente d'impresa, attraverso il microambiente d'impresa, che invece l'impresa può agire, può condizionare, tutto questo calderone crea una strategia. Per poter implementare una strategia ci sono dei metodi. Uno di lungo periodo, che passa attraverso la SWOT analysis, in marketing si chiama SWOT, oppure che invece a lungo periodo, dove c'è data la SWOT analysis, che ora vi spiego che cos'è, si implementano il business plan, l'action plan in azienda. Il business plan è la strategia a lungo periodo, e l'action plan e le azioni attraverso le quali la strategia verrà implementata. Che cos'è la SWOT analysis? La SWOT analysis è quello strumento in marketing, economia marketing, che individua quello di cui abbiamo detto prima. Diciamo che io il disegno è così diverso. Che cos'è la SWOT? È uno strumento per, volgarmente, gli studiosi di marketing, gli economisti mi perdoneranno se utilizzo un metodo volgare per raccontarvelo. E sediamoci ad un tavolo e facciamo un'analisi. Ragioniamo su dove ci troviamo. SWOT analysis significa andare a determinare i punti di forza, i punti di debolezza interni all'azienda. Questa parte è interna all'azienda. Punti di forza, punti di debolezza. Esterni all'azienda, le opportunità e le minacce. Facciamo un esempio di SWOT analysis. Facciamo prima questo esempio, facciamo degli errori, poi li correggiamo. Andiamo e diciamo, allora facciamo SWOT analysis, immaginiamo, stante un obiettivo, quindi io ho l'obiettivo, voglio conoscere come sto. Ragazzi, sto facendo una forzatura enorme, sto banalizzando, concedetemi di farlo, giusto per poi parliamo e ritorniamo sugli elementi seri di marketing. Immaginiamo che Massimiliano, sì, lo sto prendendo ostaggio, poveri, Mariangela, anche lì, hai ragione, cambiamo, Antonella vuole conoscere, dopo aver studiato la sua laurea in psicologia,
il suo potere contrattuale all'interno del suo mercato, come può spendere la sua laurea, i suoi studi. E quindi Antonella farà uno studio sulla base di una SWOT analysis, immaginiamo questa forzatura scientifica, fantascientifica, e dirà i miei punti di forza. E potrebbe dire, Antonella, i suoi punti di forza, togliamo il fatto che c'ha gli occhi chiari, sia alta e bionda, togliamo queste cose, perché no, i punti di forza, c'è anche quello, sia chiaro, però legali, per esempio, precisione, e immaginiamo precisione, poi, capacità di comunicazione, problem solving, capacità di lavoro in team. State sbagliando tutto. Tutto ciò che avete detto può essere valido solo se suffragato da un dato scientifico. Sapete un punto di forza di Antonella? Antonella, quanti, competenza. La laurea, per esempio. Quanti anni hai? Giovane età. Qualcuno mi può negare che 26 e non è un dato scientificamente dimostrato? Il problem solving, lei come lo va a raccontare? Ti giuro che c'è un problem solving, se mi assumi. Marketing è scienza, è una scienza. L'economia è una scienza inesatta e il marketing lo è altrettanto. Ragazzi, scusatemi questo, dicotomia in termini. Una scienza, se è scienza, è scientificamente dimostrato, probabile ed è esatta. Questa, la nostra materia, è una materia un po' strana, è dicotoma nel significato stesso del termine. Ciao, buongiorno. Gianni e Francesca, accomodatevi. Giusto per darti un'informazione, sei sulle telecamere, sei... Sì. Quindi, secondo me è meglio evitare, secondo me. No, lui è Gianni e Francesca, se vi volete presentare, ragazzi. Buongiorno a tutti, sono coordinatore del negozio IKEA di Bari, lui è il mio capo, siamo in città oggi. Sono Gianni, mi occupo di tutta la parte della gestione ambientale, la parte sociale, quindi marketing, la parte di marketing, non so di cui avete già sentito parlare da Dario. Faccio pensare. Bene, detto quindi, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di SWOT analysis. Quindi, questa scienza abbiamo detto che è una scienza un po' bizzarra. Perché è un po' bizzarra? Perché non è una scienza esatta, o piuttosto, la salviamo. È una scienza esatta, ma nel momento storico in cui io la sto studiando. Ciò che è valido oggi non è detto che valga domani. Ciò che è una strategia è corretta oggi può non essere corretta domani. Quindi è una scienza esatta, ma contestualizzata al momento. Bene. Che significa? Che perché quegli esempi che avete fatto prima non valgono? Parliamo di una scienza, deve essere suffragato da un dato numerico. Io non posso dire che ho una capacità di problem solving se non può essere supportata da un dato scientifico, misurabile. Quindi i punti di forza di un'azienda sono quei punti di forza interni ad un'azienda, scientificamente dimostrati, quantitativamente misurabili. Potrebbe essere un vantaggio nel momento in cui dipende dall'obiettivo. Cioè, mi sono spiegato, se il suo obiettivo è quello di rimettersi in gioco e vuole vendere la sua competenza dei suoi studi, allora ha un senso. Magari essere un SRL può essere un mercato in cui le SRL sono più avvantaggiate nel termini del mercato alle agevolazioni fiscali. In un'altra area, un obiettivo differente, potrebbe non esserlo. Punti di forza, punti di debolezza. Un punto di debolezza: sono in un mercato in cui a Taranto non si trova lavoro
È scientificamente dimostrato? Ok, vado all'Istat e scopro che la città di Taranto e la Puglia hanno una percentuale di impiegati di giovane età più alta della media Italia. Ho detto qualcosa di falso? No. È un punto di minaccia? Com'è? Quello è un esempio di esterno all'azienda. In che senso? Qua facciamo l'esempio suo. Però va bene. Lui, quello che stava sottolineando, una cosa importante. Questa parte su è tutto interno all'azienda. Allora, se volessimo fare un esempio di minaccia all'interno dell'azienda, io dico, se sono su un sono un'azienda che vende mobili, per me è una minaccia nel momento in cui, per esempio, i miei dipendenti non sono contenti. Come lo dimostro? Indagine interna. Quanto sei contento di lavorare in questa azienda di mobili? Perfetto. Allora è una minaccia, perché dovrei portarlo ad un numero molto più alto. La parte di sotto, le opportunità e le minacce, sono invece sul mercato. Sono esterne all'azienda. È un'opportunità, se sono un'azienda attenta all'ambiente, lavorare a Taranto è un dato che so che in questo territorio la gente è più sensibile. Qua posso anche non misurarlo, perché mi affido a quello che mi viene detto sui giornali, quello che leggo dalle indagini, e quindi in quel caso, se mi affido delle indagini, sono scientificamente dimostrate. Però, per esempio, una minaccia è la crisi economica. Non è che la misuro. So che c'è una crisi economica. Mi sono spiegato? Quindi, nell'analisi di SWOT analysis, scusatemi, nel studio in SWOT, noi distinguiamo la prima parte del quadrante in punti di forza e punti di minaccia, punti di forza e punti di debolezza, che sono interni all'azienda, scientificamente misurabili. Opportunità e minacce, la parte di sotto del quadrante, sono invece esterni all'azienda. In realtà sono un bravo marketing manager se sono in grado di far parlare queste due parti. Se sono in grado di i miei punti di forza leggerli in opposto a quelle che sono le minacce. Cioè, quindi rispondere alle minacce con i punti di forza. O viceversa. Punti di debolezza con le opportunità. E quindi, se io so che la minaccia è la crisi economica, sarò un punto di forza il fatto che vendo prodotti a prezzo basso. È chiaro? Sì o no? State mentendo. Punti di debolezza. La mia indagine di mercato interna, scusatemi, il personale non è contento di lavorare con me. È un'opportunità. Che cosa? Il fatto che magari so che ci sono il mercato è molto sensibile a come io tratto i miei dipendenti, e quindi se miglioro il mio punto di debolezza soddisfo una richiesta di mercato. È chiaro? Questo è il primo metodo di analisi strategica. Questo metodo ha una caratteristica: si deve sviluppare nel lungo periodo. Io non posso fare un'analisi sulla base di una SWOT quando voglio affrontare, implementare una strategia nel breve periodo. Mi sono spiegato? Quindi, SWOT, implemento SWOT quando l'analisi è di lungo periodo. Sulla base della SWOT, l'azienda implementa il BPL, Business Plan, scusatemi, e l'Action Plan. Business Plan è gli obiettivi
che l'impresa vuole porre in essere nel lungo periodo, normalmente triennale, scusatemi, sì. Gli obiettivi a lungo periodo, normalmente 3 anni, ma nel breve periodo come affronto una strategia, come implemento una strategia di marketing? Si chiama strategic management. Prima qualcuno di voi parlava del problem solving. Questa parola, queste due parole hanno, ormai sono entrate nel linguaggio comune, però esemplificano banalizzano anche quella che è un modo di implementare, un metodo di implementazione di strategia di impresa. Cioè, ci sono alcune volte, molto spesso, delle scelte che, managerialmente parlando, si è chiamati a implementare, ma non sedendoci al tavolino e immaginando un'analisi, come abbiamo visto prima con la SWOT analysis, ma devono essere affrontate perché il mercato cambia. Cioè, ci sono degli aspetti che nella nostra vita quotidiana non riusciamo a prevedere tutto. Ma spesso le scelte manageriali saranno implementate sulla base di un avvenimento, di un imprevisto, di qualcosa che non può essere pianificato nel lungo periodo, ma viene gestito nel quotidiano. Lo scandalo delle mozzarelle. Io non posso mettermi e fare una SWOT analisi. Allora, secondo me, i miei punti di debolezza, la mozzarella è troppo grande, troppo piccola, che cosa faccio là? No, devo risolvere. Qual è l'azione? E quindi strategic management sono quelle scelte imprenditoriali, manageriali, che vengono implementate non sulla base di un'analisi a lungo periodo, ma day by day, molto più immediate. Ok? Allora, prima di salutarci per la pausa, riepiloghiamo quel che ci siamo detto fino adesso e poi ci affrontiamo la seconda parte della nostra giornata. E riepiloghiamo. Facciamolo insieme. Abbiamo detto che cosa intendiamo per marketing. In realtà siamo partiti da raccontare quali sono le forme di mercato, che abbiamo detto essere 4. Quindi la prima abbiamo detto, poi la seconda, o monopolistica. E abbiamo detto che concorrenza pura e monopolio sono quelle un po' più lontane dalla realtà, e abbiamo detto che invece concorrenza imperfetta e oligopolio sono quelle un po' più vicine. Perché abbiamo parlato di questo? Perché abbiamo visto come ha una rilevanza la differenziazione del prodotto, i prezzi sono variabili, e poi abbiamo raccontato qual è il valore che ha la pubblicità, che non ha più un valore informativo ma un valore persuasivo. Abbiamo detto che cos'è il marketing, abbiamo immaginato come quella scienza capace di andare a modificare, ad orientare, a condizionare le scelte del consumo, ma abbiamo detto come esso si basa sull'utilizzo di 5 fattori, prima 4, poi 5, che abbiamo detto essere le regole del marketing mix, le 5 P, che abbiamo detto essere
Perfetto, è people. Abbiamo aggiunto la quinta delle P, che abbiamo detto essere people, inteso non come persone, quelle che stanno per strada, ma inteso come il personale all'interno dell'azienda. Questo perché è strettamente collegato a due elementi. Il primo elemento, in termini di comunicazione, il personale che cosa svolge? Crea un rapporto empatico, trasferisce il concetto dell'azienda, promuove l'azienda e soprattutto è in grado di cercare di immaginare quello che è l'azienda, il bisogno del cliente e suggerire una combinazione, una scelta di prodotto. Ok? Abbiamo detto che invece people è anche importante perché? Perché il consumatore qualcosina sta cambiando e quindi il consumatore premia quelle aziende che avranno un comportamento corretto, migliore nei confronti del dipendente. Giusto? Poi abbiamo parlato che una strategia d'impresa si fonda su due ambienti, macro e micro. Il macro ambiente abbiamo detto essere step, sociale, tecnologico, economico e politico, ed l'impresa non può fare nulla se non recepire, studiarlo e per poter implementare la sua strategia. Abbiamo parlato di microambiente, che abbiamo detto essere e poi gli intermediari, che sono il trade union fra chi produce, che abbiamo detto l'offerta, e chi invece domanda, che siamo noi consumatori, e abbiamo detto che invece in questo caso l'impresa può agire su questo. Abbiamo sottolineato l'importanza anche dei fornitori, riconducendole col famoso trust di cui il consumatore ricerca all'interno delle aziende, attraverso il comportamento etico e corretto nei confronti dei propri dipendenti, ma probabilmente anche quando si avvale di fornitori che agiscono e operano secondo criteri politicamente corretti. Abbiamo detto inoltre che cosa? Che in questo caso l'azienda può agire su questi elementi. Tutto si fonda su una strategia che può essere di breve o di lungo periodo. Quando si parla di una strategia di lungo periodo è necessario partire dalla SWOT analysis, che è una consapevolezza, uno studio, un'analisi che si fonda su punti di forza e punti di debolezza interni all'azienda, con suffragio numerico quantitativamente misurabile, e invece fattori, elementi esterni all'azienda, le opportunità e le minacce. Questa SWOT analisi, stante un obiettivo, ci aiuta ad implementare degli obiettivi di azienda, business plan, attraverso delle azioni pratiche e concrete che si chiama action plan. Questa però è una strategia di lungo periodo, una strategia di breve periodo invece si chiama strategic management, ovvero sono quelle scelte manageriali, imprenditoriali, che seguono gli andamenti del mercato molto più repentino di quanto noi possiamo immaginare. E quindi una strategic management significa fare scelte strategiche aziendali nel breve periodo. È chiaro? Fino adesso è tutto chiaro? Ok, che ore sono? Certo. Certo. La prima è quanto tutto questo vale, si può trasferire, eccetera, eccetera, quando ciò che si vende non è un prodotto, ma è o un servizio o un'idea. Quindi quando l'oggetto, diciamo... Fantastica. E poi... Abbiamo detto, cioè hai detto che il marketing prima si basava su, era di tipo informazionale, no? Cioè nel senso si puntava sulle informazioni. Sì. Oggi è più di carattere emotivo, tra virgolette, cioè va a toccare più gli aspetti emozionali, no? Le pubblicità. Sì, ma non il marketing. No. Un po' più la comunicazione, orientata su quello. Ok. Cioè ci comunica in modo, abbiamo fatto un esempio un po' più banale, sì. Si cerca di creare un rapporto empatico con... Sì. Ora più tardi lo vediamo con le pubblicità. La mia domanda era, domani, cioè nel futuro, cosa vedi? Madonna, che è Marzullo? Allora senti, facciamo così.
Lui ha detto una cosa molto interessante, cioè ha chiesto una cosa interessante. No, ha parlato di servizio. In realtà è un po' sta per essere di passata di moda la concezione secondo la quale il servizio è una cosa diversa dal prodotto. È di recente implementazione, studi americani, ma adesso in tutte le multinazionali, adesso da un po' di tempo si ragiona in questo modo, il servizio è visto come un prodotto. Cioè non aiuta soltanto a vendere, ma si vende in quanto tale. Cioè un prodotto è come se il servizio avesse un codice a barre. Cioè il servizio fa la scelta del consumatore, non la influenza soltanto, ma la determina. Cioè oggi come oggi, nel processo di invecchiamento della popolazione, avere dei servizi oggi rendono le imprese più concorrenziali. Infatti molto spesso la guerra non è più fatta soltanto sulla guerra dei prezzi, ma sulla guerra del servizio. E quindi io sono in grado di andare a giustificare anche un prezzo differente in base alla gamma dei servizi che sono in grado di offrirti. E quindi il consumatore è molto più attento al servizio, al punto che non è un add-on, è un'aggiunta al prodotto, ma è il prodotto stesso. E quindi il consumatore sceglierà quell'azienda, quell'impresa, piuttosto che un'altra, proprio sulla base del servizio che è in grado di offrirmi. E quindi il futuro, se quello che volevi sapere, sarà molto più orientato su quello. Molto più difficilmente la guerra si potrà fare sui prezzi. Perché il costo delle materie prime, perché la manodopera, per una serie di fattori, degli famosi input dell'impresa, si può agire sempre meno. Oggi le famose quantità che si compravano fino a ieri ormai si comprano sempre meno, non si rischia a mettersi in casa quantità di prodotto eccessiva per spuntare un prezzo più vantaggioso. E quindi che succede? Che pues sì, assolutamente, ma che succede? Che la guerra si fa molto più spesso sul servizio piuttosto che su un prodotto vantaggioso, su un prezzo vantaggioso. Poi mi chiedevi, cos'altro mi hai chiesto? Qual è la tua visione da visionario, tra virgolette? Cioè, nel senso... La mia visione sulla? Su che cosa? Sul che la comunicazione è passata... Prima era più... si basava più sull'informazione. Allora, facciamo così. Non ho proprio una mia idea. Perlomeno la mia idea è condizionata da quello che so, da quello che studio, da quello che faccio. Il futuro è che si continuerà ancora per un po' a riproporre per alcune tipologie di prodotto un livello di comunicazione empatica, sempre perché è cambiato il famoso consumatore. Quindi il futuro è che si continuerà su quello e invece a livello locale si punta ancora una volta sul prezzo. E quindi il divano a 1,99 è molto più a livello locale che molto meno invece quando parliamo di una multinazionale, di una grande azienda che ha prodotti su tutto il mondo, ovunque. Quindi le famose aziende come la Coca-Cola, le multinazionali, continueranno ancora per un po' ad gestire un rapporto con il consumatore con una pubblicità empatica, invece a livello locale il piccolo artigiano, la piccola impresa continuerà invece a puntare sul prezzo. Però non è una mia chiave di lettura, quindi confesso che è quello che io studio e quello che io so. Questa è la risposta alla tua domanda. Quindi la qualità? La qualità sì, assolutamente sì, però anche in questo caso dipende. Cioè, oggi pomeriggio, se riusciamo a parlare di quelle che sono le forme di leader, chi è il leader di un'impresa e come la leadership viene manifestata, vedremo che non esiste proprio una chiave di lettura univoca,
Ma nel momento in cui io avrò bisogno di parlare di qualità, parlerò di qualità. Se avrò bisogno di prezzo, parlerò di prezzo. Dipenderà dal target di riferimento, dal momento storico, da quello che in quel momento è quello che il cliente si aspetta di sentire. È ovvio che dopo tutta la famosa entrata della Cina e dell'India, oggi il mercato italiano punta sulla qualità perché deve fare la differenza, giustifica un prezzo più alto, la manifattura, l'artigianato, tutta una serie di cose. Ma magari non può essere corretto per l'India, che invece deve spingere sul prezzo basso. Quindi ciò che è vero è quello che è quello che ti porta a vendere. Cioè, se quel famoso profitto c'è, ho fatto bene. Se non ci sta, ho fatto male. Punto. Tutto ciò che viene mosso, una strategia è corretta se mi ha portato profitto. Non è corretta se il profitto non ci sta. È molto più facile di quanto voi possiate immaginare. Allora, nel pomeriggio, al rientro della pausa, noi ci abbiamo da fare due cose. Prima cosa, vedere come il consumatore è cambiato. Finalmente sveleremo quali sono le caratteristiche del consumatore che voi rappresentate appieno, cioè è scandaloso quanto voi rappresentate questa teoria che è nuovissima, del 2005. Si chiama Consumer Culture Theory, si chiama CCT, CCT, Consumer Culture Theory, la cultura del consumatore. Questa teoria è stata elaborata nel 2005, proprio bollente, appena uscita dal forno. E voi siete la rappresentazione di questa teoria. Quindi racconteremo come il consumatore è cambiato e parleremo di, vedremo la pubblicità come è cambiata. Parleremo di una pubblicità fatta in un certo modo e come invece è evoluta, con cercare di creare una relazione empatica. Se avremo il tempo, parleremo di leadership e parleremo soprattutto di come si dicono le cose, come vengono dette le cose. Ci faremo aiutare da un supporto visivo. Conoscete tutti il film Il Diavolo Veste Prada? Ci faremo aiutare da un estratto. No, non è che molti amico popcorn, non è il cinema, i chipster, no. Daveremo un pezzettino per vedere come si dà il feedback e probabilmente dopo che vi racconterò come si dà il feedback, vi dico, immagino, vi dico, però utilizziamolo per le aziende ovviamente, non c'è una terapia, quelle malattie come a me, cioè dobbiamo utilizzarlo per lo scopo del profitto. Ma vediamo come va dato e vediamo di riprendere le vostre presentazioni alla luce di quel feedback e vedere come l'avremmo potuto fare. E scopriremo che magari ciao, sono Cesare, tante cose si possono cambiare. Che ore sono? Pausa stiamo facendo, meno un quarto. Ok.